Taglia 1! No, la mia è taglia 58! Non è 1! Ok, benissimo. Uno va così. Non state troppo vicini, tra uno e l'altro ci deve sempre essere uno spazio vuoto, per un semplice motivo, perché se per caso adesso l'antennella cade, se ti cade sulla testa. Sì, allora mai, no? Su. Allora ci vuole uno spazio vuoto. Qui se vuoi puoi sorpassarmi e poi mi aspetti là. Ecco, quando ti trovi in posizione comoda, te lo aggancio io. Non ci arrivo, sono corto. Poi se eviti magari di cambiare quando sei piazzata scomoda, no? Conviene cambiare magari un pochino prima, quando sei piazzata più comoda. Insomma, vedi, tu devi fartelo a tuo uso e consumo. Quindi la verità mi dice che non fa niente, no? Sì, però ti calcola che se per caso io ne vengo in mezzo giramento a testa, qui è già un altro che ti ammazzi. Cioè, il discorso è che qui siamo... Siamo 20 metri, siamo 10 metri, sì, no? Sì. Ecco, però no, vabbè, è sufficiente per occuparsi, per farti, per farti male, certo. Cioè, ti salvi solo se sei fortunato. Tieni, con una mano passi quello. Ecco, se vuoi riposarti le braccia, aggancia quell'altro e prova l'ebbrezza di essere appeso al moschettone, che ne vale la pena. Poi dopo, quell'affare lì che ce l'hai in mezzo alle scatole, bisognerebbe dargli una legata diversa dietro. Adesso appena mi passi vicino, te lo metto girato al contrario. E questo qua, se ti dà fastidio, sì, si può agganciare un po' di più lì, fargli un nodo, un qualche cosa che non dia tanto fastidio. Lì che è proprio verticale, adesso, prova ad agganciare il cavo, lasciali andare quei due lì, lasciali andare. Agganciati il moschettone dal di sotto. Lì basta che lo tiri, non serve far niente. Prova le braccia di lasciarti andare indietro e mollare le mani. Fatti reggere dal gradino. Ecco, vedi? Adesso hai tutte e due le mani libere per poter riposarti e fare il tuo cambio in tutta tranquillità. No? Ed è una sensazione, quella dell'essere appeso, che è una sensazione un po' particolare, che però ci si abitua, può essere anche piacevole, no? Buon, no, Antonella, vai pure tranquilla perché, fino là, che li faccio passare tutti e poi vi sorpasso lì di nuovo. Grazie, un pezzo di traverso che preferisco stare davanti per farvi vedere come si fa il traverso. Il traverso è il posto più antipatico che c'è, quello lì, il pezzo di traverso. Sono un po' alti i gradini, uno dall'alto, e quello è, sì, è un po' svantaggioso il fatto che io non salgo in proprio. Allora, questo qua te le leggo io perché sono io in mezzo alle scatole che ti do fastidio. Faccio da parte io qua che tu passi avanti o dove? Allora vai pure fin là dove c'è la parete. Eccolo qua, uno. Per questi qua ogni tanto che si ingarbugliano, bisogna sgarbugliarli un attimo. Comunque, ti trovi bene? Tensione? Sì, ma tranquilla. Tu devi sapere che sei in sicurezza. Il massimo tata speli snooze, però non si fa, ma il massimo tata speli snooze. Ti Luciano va bene, sì. Oh, ma mica di storiarsi. Sì, certamente. Prova incosciente di carro rosso. Sì, no, ma... E più traffico su questo strada. Infatti.
Io andavo a fare il provaccio al galuccio. Ok, benissimo, stai cambiando, stai andando bene. Ok, perfetto. Sì, però è una bella sensazione vedersi così a sopra. Eccoli, perfetto. Vai su. Cerca, guarda che non è obbligatorio andare solo sui ferri. Se trovi un appiglio di roccia, usalo pure tranquillamente, eh? Che non c'è il vigile che ci fa la multa là, eh? Molla tutta l'attrezzatura, agganciati, attieniti al gancio quello che è lì sopra, quello grosso lì. Lasciale andare le cose che vadano giù. Ecco, adesso piazzati comoda sul piano e poi fai il cambio. Adesso tieniti pure nel cavo, che tanto quello non viene giù, eh? Sembra immovibile, ma tiene. Lasciati andare una mano e fai il cambio. Uno per volta, tre, e te li cambi. Lì. Perfetto. Perfettissimo. Ok, possiamo andare. Ma come fanno a sapere se la roccia non è friabile? Devono conoscere anche il tipo di roccia. Ma sì, guarda, il granito normalmente è una delle rocce migliori che ci siano, eh. Questo è granito. Sì, qui con la dinamite lo fai andare, eh. Ferro Antonella. Se stavi un po' più in fuori ti prendevo anche te. Ah. Così, no, va bene, guarda pure di guarda fuori di qua. Lì, perfetto. No? Io sì. Vedi? Io non so. E allora sai cosa ci fa? Ci fa così. Hop! E ci si lancia! Oh signor, c'era il cambio lì, non l'ho visto. Vai. No, aspetta, aspetta. Lì. Qui è buono usare questo. Quando? Perché il. Ah, il. Perché vedi, sei piazzato. Sei piazzato così. Certo. Perché qui siamo. È strapiombante, è proprio il punto dove c'è il cambio da fare. Qua un altro passaggino abbastanza difficilino, che però se lo fa comodino fa anche rima. Ce la fai?
che passato quell'angolino lì poi è più facile. Fai un bel salto. Hop. Bravissima. Chissà se domani mi saluta ancora. Eh? No. Questa è proprio la prima in assoluto, eh? No, vengono ancora. Guarda dove si è agganciato sto scimunito. Sono bravi, sì. Oh, vai pure. Vai fino là, poi fai sosta lì. Dove? Perché lì dove c'è quel signore fai sosta lì. E intanto aspetta, voglio fare due fotografie là. Lore, aspetta a cambiare, sali su prima. Prima sali su, poi cambi dopo. Ecco, così ci arrivi, dai. Lasciamo andare l'altro, lascia che pende giù, fregatene. Ok. Lì, vai. Dai un colpo di reni, hop, e ci sei. No, tutte e due, che va bene, dai. Siamo compagni di avventura. Però se non sta Sti cosi qua all'ombra sono freddi. Io ce ne abbiamo un paio in quattro di guanti. Adesso, prima di fare il